Sì, ma è evidente perché la legge prevede che l'AIEL conclude la sua attività il 31 dicembre. Questo non significa che gli operai hanno problemi. Gli operai restano al loro posto di lavoro tranquillamente, anzi, si assesta ancora meglio il servizio, perché entra in gioco direttamente la responsabilità dei comuni e quindi praticamente non si capisce perché c'è questa preoccupazione. Quindi possiamo Ho rassicurare i l'impressione che sia lavoratori? una preoccupazione più sollecitata che una preoccupazione spontanea, perché probabilmente è sollecitata da chi vuole che resti in piedi l'AIEL, perché gli conviene così, perché vuole restare al suo posto. Io comprendo anche questo, ma purtroppo quando arriva il momento di chiudere certe esperienze vanno chiuse e basta, insomma. Capirà che le sue parole sono importanti. Siamo alla vigilia di Natale, quindi possiamo rassicurare questi 300 operai che hanno alle spalle Se 300. facessero il Natale tranquillo, anche se probabilmente non lo farà tranquillo chi si preoccupa dello scioglimento dell'AIEL, ma ripeto, può cambiare la gestione del servizio, ma il servizio non può essere eliminato perché il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è un servizio che non può essere chiuso o può essere eliminato. Ecco, c'è chi ha proposto proroga dell'AIEL, revoca vitale e gestione A me che sono tutte commissariale. pastrocchi che non hanno né testa né coda, insomma. Sono escamotage a cui ricorrono per tentare sopravvivenze che è meglio eliminare, insomma. Anche perché, ripeto, secondo me la proroga è perfettamente inutile, insomma. Onorevole, passiamo dall'AIEL al Consorzio Irriguo. Qualche giorno fa ci sono state le elezioni, Chirico è stato riconfermato presidente. Lei dice però grazie ad un regolamento costruito su misura. Vogliamo dire che ci sono state le elezioni, diciamo che c'è stata la presa d'atto di quello che sta scritto nel regolamento, perché da quello che ho letto è stato costruito un regolamento ed una normativa che doveva portare per forza a quella soluzione. Quindi è stato precostituito il risultato di quella elezione, tanto è vero che mi pare che non sia molto elevata la rappresentanza di coloro che hanno partecipato al voto e oltretutto, nonostante che ci fosse una sola presenza, coloro che hanno partecipato al voto sono un numero abbastanza limitato, addirittura alcuni hanno partecipato e non hanno espresso il voto, mi è stato detto. Una vittoria a metà, quindi. Addirittura ci sono soltanto, mi hanno detto, 70 schede bianche, insomma, dei 300 e pochi che hanno partecipato. Quindi si crede alla vittoria del nulla. È la vittoria del non voto, insomma. Ma d'altronde questa è un'abitudine, insomma, ritenersi padroni delle istituzioni non è un fatto occasionale, è un fatto che si rinnova sistematicamente per alcuni personaggi.